Giovanin, entro, tacca la stua, come mi vede sempre. Se c'è da giù, arriva lei a baita. Il Teatro Civile di Marco Paolini al Pala Brescia, tutto esaurito ieri per la prima delle due serate cittadine. L'artista bellunese indossa i panni del sergente e scrittore Mario Rigoni Stern per lo spettacolo dedicato al pubblico bresciano dal titolo A Baita. Il rancio di Natale, fatto al momento, surgelato all'istante. 40 sotto zero, dalle cucine, il tragitto, arrivare in tana, un monoblocco diventava... E mangiavi freddo tutti i giorni, ma a Natale dico basta. No, non mangiamo freddo. La nuova versione del monologo che Paolini ha tratto dalla Sergente nella neve. Asciutto il racconto di Rigoni Stern, colorita, declinata nelle cadenze del dialetto veneto, la versione di Paolini, che riesce ad immergere gli spettatori nelle tane dove si nascondono i soldati italiani in Russia. Marangoni, hai fatto la poesia per il tenente Sarti? Sì che l'avevo fatta. Il ritmo della narrazione è serrato, ma Paolini lascia dilatare alcune immagini, come la pausa che ferma lo scontro per lasciare che i russi raccolgano i feriti. Carrello d'armamento! Cos'è che ti risposto Moreschi? Pohibel nakala. Viene poi il momento di fare lo zaino e la lunga ritirata, straziante, tra cadaveri congelati, immersi nel nulla. Paolini è ospite anche questa sera al Pala Brescia con La macchina del capo, un lavoro sull'infanzia e sull'adolescenza, una sorta di romanzo popolare di iniziazione alla vita adulta. Non le avevamo noi tutte quelle robe, guarda che belli, manianca la fiera di San Faustino, spara in sta maniera.